Quando pensiamo alla California, cosa ci viene in mente, anche se non ci siamo mai stati? Forse le spiagge di Santa Monica, di Malibu con i surfisti, forse San Francisco col Golden Gate, oppure la Silicon Valley, Los Angeles e Hollywood, i grandi parchi. D'altra parte la California è uno dei posti degli Stati Uniti in cui noi italiani andiamo più spesso in vacanza. Eppure da qualche anno la California è al centro di una crisi che allo stesso tempo è molto grave e piuttosto unica nel suo genere. Vediamo perché. The Lakers, now the playoffs. The opening of baseball season. Unmistakable evidence. The International Human Genome Project. Your commitment. Everybody knows it. Hey, lots of luck in your senior year. Martin Luther King. Ciao e benvenuti a un nuovo video, uno di quei video in cui vi racconto le caratteristiche, la storia, l'identità, i problemi di uno stato americano e che stato americano. Prima di cominciare però a parlare della California, vi ricordo che se voi vi iscrivete al canale cliccando su iscriviti o sulla campanella, quando arrivano dei video nuovi ricevete una comoda notifica, non dovete aspettare che io metta il link da qualche altra parte, eccetera. Perché? Abbiamo cominciato col Texas, adesso la California, non so se manterrò la promessa di dedicare un video a ogni stato americano, non ricordo nemmeno se ho fatto questa promessa o se me l'avete storta nei commenti del video sul Texas, ma insomma, oggi facciamo il secondo, e appunto è la California. È uno stato di cui mi capita moltissimo di parlare un po' per la sua grande rilevanza. Uno stato americano che se fosse una nazione autonoma avrebbe la quinta economia più grande del mondo. Siccome la Germania si sta anche un po' contraendo, forse presto sarà la quarta economia più grande del mondo. Uno stato americano che insomma pesa più di quasi tutte le altre nazioni del mondo. Parliamo di uno stato molto popolato che ha circa 40 milioni di abitanti, ma su questo torneremo. Parliamo di uno stato che è davvero condiziona, influenza le nostre vite in tantissimi modi diversi. Vi faccio soltanto due esempi, ma potrei farne molti di più. Pensiamo innanzitutto ai dispositivi che teniamo in tasca, quelli con cui forse state guardando questo video. Pensiamo a quanto abbiano cambiato il nostro modo di comunicare, di relazionarci con l'esterno, con le persone amiche, col nostro partner, con l'ufficio, col posto di lavoro. Pensiamo a come i social media abbiano distrutto intere professioni e ne abbiano create di nuove, di completamente nuove. Gli smartphone hanno cambiato praticamente tutto della nostra società. E questo cambiamento ha avuto origine, più di tutti, in California. Imagine, if you will, sitting down to your morning coffee, turning on your home computer to read the day's newspaper. Well, it's not as far-fetched as it may seem. 8 newspapers around the country are currently in the computer network, and within the next few weeks, 3 others will join in. This is an experiment. We're trying to figure out what it's going to mean to us as editors and reporters and what it means to the home user. Even though the electronic newspaper isn't as spiffy looking as the ads imply, people using the system are excited about its potential. Internet è stato inventato in California. Le aziende che producono questi dispositivi sono spesso californiane. I servizi che utilizziamo, da Facebook a Twitter, a YouTube, a Google, a tantissimi altri, farei un video da 40 minuti solo elencandoveli, vengono dalla California. E quindi persone californiane o che vivono lì, soltanto in questo modo hanno già cambiato il mondo. Ma vi faccio adesso il secondo esempio. Quando sempre noi, magari la sera, il pomeriggio, nei weekend, ci mettiamo sul divano e vogliamo vedere un film o una serie TV, nella grandissima parte dei casi finiremo per vedere un film o una serie TV sceneggiata, girata, recitata negli Stati Uniti. E quindi vedremo uno dei moltissimi frutti di quell'enorme complesso culturale e industriale che definiamo col nome di un quartiere di una città californiana, e cioè Hollywood. Certo che non tutta l'industria dell'intrattenimento è californiana o nasce in California o vede in California il posto più importante, ma il grosso sì, e in generale sul piano proprio dell'intrattenimento, della cultura audiovisiva, quello che accade in California condiziona il resto dell'industria. Pensate poi che oltre a tutto questo, e ve lo raccontavo soltanto per mostrarvi quanto siamo vicini e quanto siamo legati, in California c'è moltissimo altro.
Per esempio, c'è un enorme settore agricolo nella parte centrale dello Stato che fornisce frutta e verdura al resto del paese, ma che esporta anche moltissimi di questi prodotti. Persino in Italia, se andate a cercare nei supermercati, nel reparto della frutta secca, e guardate la provenienza delle mandorle, per esempio, non è affatto difficile che possiate trovare delle confezioni che arrivano dalla California. Oltre alla tecnologia, e quindi tutta l'industria che sta nella zona di San Francisco e San José, oltre a Hollywood, Los Angeles, la TV, l'intrattenimento, oltre all'agricoltura, ci sono molte altre grandissime industrie californiane. Prima di tutto la finanza, le banche, il credito, perché tutta questa ricchezza qualcuno la dovrà pur gestire, ovviamente. Il turismo, che porta in California milioni di persone ogni anno dal resto del mondo, dall'Europa, dall'Italia comprese. Le università, che sono grandissime e ricchissime come molte università americane e che in California raggiungono delle vette di eccellenza di livello di ricerca accademica, per esempio Berkeley, per esempio Stanford, sono tutte università importantissime in California e sono soltanto alcuni dei college californiani più importanti e famosi. Ma qui potrei andare avanti e parlare dell'energia solare, per esempio, che è un grandissimo business californiano, ma anche delle fonti fossili, il petrolio. In California c'è tantissimo petrolio, se ne parla meno di quanto se ne parli per il Texas, ma la California è un grande produttore di energia. Ora, a fronte di tutto questo, a fronte di questo enorme successo economico, a fronte di questo territorio meraviglioso, negli precedenti video mi è capitato di parlarvi non solo del Golden Gate e di Los Angeles, ma della One, la strada che collega le due città passando per la Scogliera, una delle strade più belle, più panoramiche di tutta l'America. Anche nell'entroterra ci sono delle cose che vale la pena vedere. A fronte di tutto questo, com'è che la California, vi raccontavo prima, sta attraversando una crisi? Perché, vi dicevo, è una crisi unica nel suo genere. Partiamo anche in questo caso dai dati. Dal censimento del 2020 in poi, censimento nazionale, ogni anno i dati hanno mostrato che la popolazione californiana si sta riducendo. Non era mai accaduto prima. Dal 2020 in poi ogni anno la California ha smesso di aumentare la sua popolazione e ne sta perdendo. Ed è strano che tutto questo accada, perché di solito siamo abituati a vedere le migrazioni che avvengono in tantissimi altri posti del mondo come dei fenomeni che sono guidati o da una qualche catastrofe, naturale o no, una guerra, un'alluvione, oppure banalmente dall'economia. Le persone si spostano in posti in cui pensano di trovare delle condizioni di vita migliori, un lavoro migliore che paghi di più, una casa più grande. Poi non è detto che sia davvero così, ma quello che conta è la motivazione. Ci spostiamo pensando di trovare condizioni migliori. Se però la California è uno stato così ricco, con l'economia che continua a crescere, con un tasso di disoccupazione molto basso, molto più basso di quello medio americano, se la sua economia ha lavoro per tutti, perché chiunque voglia lavorare in California oggi può lavorare, perché le persone vanno via? Perché è cominciata questa crisi? Badate che le persone che vanno via non sono poche, perché nel frattempo la California continua ad attrarre persone comunque per lavorare dal resto dell'America, dal resto del mondo. Eppure tenete conto che ogni anno soltanto verso il Texas vanno via tra le 100 e le 150.000 persone da quasi 20 anni tutto questo. Tenete conto che in Arizona si calcola che nell'ultimo decennio sono arrivate circa 600.000 persone dalla California. Pensate che in Nevada, se prendete gli adulti residenti, la maggioranza di questi sarà nata non in Nevada ma in California. Insomma, questa migrazione sta anche cambiando gli altri stati d'America in cui vanno i californiani in massa. Ma di nuovo, perché vanno via? Vi dicevo che questa crisi è unica nel suo genere perché la crisi californiana è una crisi causata non da una depressione economica, da una recessione, da un debito pubblico troppo alto, dall'alta disoccupazione, dalla mancanza di opportunità, ma da come il contrario di tutto questo abbia generato un successo economico evidente, che però non è stato gestito dallo Stato, dalle città, in ultima istanza dalle persone, e quindi che cosa ha provocato? Che i benefici di questo successo andassero verso un numero sempre più ristretto di persone e moltissime altre ne restassero escluse. La California è uno Stato che è sempre meno popolato e sempre più ricco, quindi in cui sempre meno persone guadagnano sempre di più. Anche per questo è anche uno degli stati in America in cui si fanno meno figli, San Francisco in assoluto, forse una delle città d'America in cui si fanno meno figli, è uno dei pochi posti d'America che sta diventando col passare del tempo non meno bianco, più multietnico, ma più bianco, meno multietnico. Vi dicevo che questa crisi comincia da un successo, comincia da questo successo, e lo vediamo proprio osservando un pezzo molto importante delle vite delle persone.
e cioè la casa, il loro rapporto con la casa. Dal 1980 al 2010-2015 la popolazione californiana è quasi raddoppiata. La California ha avuto tanti motivi di fortuna economica nel corso del tempo, la sua posizione così strategica, chi andava a cercare l'oro nel nord della California all'inizio del Novecento, il petrolio, le infrastrutture, il settore della difesa, i porti. Ma dal 1980 in poi che cosa ha cambiato davvero il tessuto economico californiano? Quello che oggi consideriamo la Silicon Valley, Apple, Google, Facebook, tutte le grandi aziende create in California e non solo, ma soprattutto lì, dalla tecnologia, da internet. Tutte queste persone che arrivano, ingegneri, specialisti di questo, di quello, addetti alla vendita della pubblicità, commerciale, ragionieri, persone in generale con una alta qualifica sul mercato del lavoro, di cosa hanno bisogno evidentemente, come chiunque si trasferisca, di una casa. Just imagine what we can do with this place. E quindi la California in quel trentennio ha avuto bisogno di molte più case rispetto a quelle che aveva, ma la costruzione di nuove case non solo non è andata di pari passo con l'arrivo di queste persone, ma in qualche caso si è completamente fermata, perché i residenti, chi era già proprietario, approfittando di leggi che in America in generale e in California soprattutto però, permettono loro di avere voce in capitolo su cosa venga costruito sulla loro strada, davanti il loro palazzo, in generale su quello che si può fare e quello che non si può fare, si sono sempre opposti alle nuove costruzioni, praticamente di qualsiasi tipo, non soltanto quelle di lusso, ma anche le case popolari per le persone senza tetto, le case per la classe media. La ragione è persino banale. Se la mia casa vale tanto e vale sempre di più perché aumenta la domanda di case e non c'è un'offerta altrettanto grande, se tu costruisci di fronte a casa mia un condominio, evidentemente quella nuova offerta di case rischia di far scendere il valore di casa mia, quindi mi opporrò. Questa opposizione, che ha fatto sì che l'offerta di case non crescesse insieme alla domanda di case, è andata di pari passo con un lato più culturale di questa questione, perché il rapporto che gli americani hanno con le case è quello che per gli americani è la casa modello, la casa che si sogna di una famiglia, è molto diverso da quello che è invece il nostro rapporto con la casa. Nella gran parte dei casi, in Italia, le persone abitano in appartamenti che stanno in palazzine fra i 4, 5, 6, 7 piani. Non parliamo di grattacieli, parliamo di case che possono essere più o meno grandi, più o meno lussuose, ma che rientrano in questa caratteristica. Se pensate invece alla casa americana, cosa vi viene in mente? Una casa completamente diversa, una casa molto grande, di solito una casa monofamiliare, che ha il garage accanto all'abitazione, sapete, il canestro sul vialetto. Ora, per moltissimo tempo gli americani si sono identificati in quel modo lì di abitare, soprattutto dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, quando le famiglie hanno cominciato ad allargarsi, negli anni del boom economico, quando si andava fuori dalle città per avere queste case più grandi. Ecco, queste case più grandi sono ovunque negli Stati Uniti, hanno fatto sì che le città, in California soprattutto, si sviluppassero non tanto in altezza quanto in orizzontale. Bisognava quindi coprire distanze sempre più grandi, ma soprattutto si rendeva necessario, purtroppo, utilizzare il suolo in un modo non così efficiente, perché dove negli Stati Uniti noi vediamo due case monofamiliari e quindi uno spazio che occupa e che dà alloggio a due famiglie, noi in Italia, in Europa, avremmo costruito una palazzina da 5 piani con 3 appartamenti per piano, e calcolate voi qual è la differenza, quindi. Morale della favola, in California oggi le case costano tantissimo. Case che non esistono, che sono state rase al suolo da un incendio, possono costare anche oltre $1 milione. Una stanza in affitto a San Francisco può costare dai $2000 in su, e i prezzi ora stanno un po' scendendo a causa di questa crisi, ma si arrivava fino a qualche anno fa, fino a prima della pandemia, a anche $2500-$2800. Il padrone di casa può cambiare la cifra che chiede in qualsiasi momento, salvo quelle poche abitazioni che non hanno il prezzo dell'affitto controllato dallo Stato. E questa differenza appunto trascende le case di lusso da quelle che non lo sono. Qualsiasi garage, qualsiasi posto possa contenere un letto, anche in condizioni terrificanti, in California può costare moltissimo. E questo mette sotto pressione evidentemente non soltanto le persone che hanno le maggiori difficoltà economiche, ma anche la classe media. Anche guadagnando tanti soldi, in California non sempre si riesce a vivere bene, innanzitutto perché la casa si prende anche metà del tuo stipendio. The State's Department of Housing and Community Development just released a report finding that what's considered low income in the state
is growing. If you're a single person in California, you are considered low income if you make $104,000 in San Francisco and other Bay Area counties. These income limits are calculated using federal guidelines and are used to determine eligibility for programs like affordable housing. Fino a $100,000 sei, secondo le statistiche, ufficialmente povero, cioè hai bisogno di sussidi, hai diritto ad avere sussidi, agevolazioni, perché con quella cifra non si campa. Se sono però così tante le persone che non riescono a campare in California perché i prezzi sono così alti, anche l'intervento dello Stato incontrerà naturalmente una serie di limiti, perché una cosa è venire incontro a aiutare le persone senza tetto, che peraltro in California anche per questo motivo sono tantissime, ma se persino chi guadagna 100-150 mila dollari l'anno ha bisogno di un aiuto per farcela, evidentemente è molto complicato per lo Stato riuscire ad aiutarli, e infatti non lo fa, o lo fa pochissimo. E la conseguenza è che la classe media soffre parecchio e quindi in molti casi decide di andare via, ed è quello che sta facendo e che è già accaduto. Chi sta sotto la classe media non ha proprio accesso nemmeno a questo mercato immobiliare nelle sue fasce più basse. E allora ci sono sì famiglie di 3, di 4 persone che vivono in una stanza e mangiano, dormono, lavorano, studiano, cucinano in una stanza soltanto. Ci sono persone che lavorano full time e che non hanno una casa. C'è una parte significativa, non maggioritaria, delle persone senza tetto in California, che non a caso ha il più grande numero di persone senza tetto d'America, che lavorano full time. Le vedi uscire dalla tenda la mattina vestite non come siamo abituati stereotipicamente a pensare alle persone senza tetto, ma come le persone che vanno in ufficio. Vivendo per strada, peraltro, sviluppano presto problemi di salute mentale, dipendenze, sono oggetto di ricatti, di violenze, di prepotenze da parte di chiunque. E non solo, vivendo per strada peggiorano la situazione dei quartieri anche per chi magari su quelle strade ci vive, ma negli appartamenti, nelle case, e ogni mattina si sveglia e rischia di trovare una persona morta di overdose sul pianerottolo, oppure degli escrementi umani. La presenza di feci umane sui marciapiedi è il secondo reclamo più diffuso in assoluto dalla cittadinanza alla città di San Francisco. Persone con siringhe, persone che si drogano, perché la droga spesso è l'unico modo di sopravvivere quando vivi per strada, di tirare avanti una notte di più. Questo peggiora la qualità della vita di tutti. E peggiora moltissimo le condizioni delle città, che a un certo punto diventano dei luoghi inospitali anche per le attività commerciali. La storia di questi ultimi mesi è la storia di una quantità gigantesca di aziende che hanno chiuso i loro negozi in California, a San Francisco soprattutto, perché non avevano più abbastanza clienti o non erano in condizioni di operare. L'hotel più di lusso della città di San Francisco, di proprietà della catena Hilton, è stato abbandonato da Hilton, che lo stava ancora pagando, ma hanno abbandonato l'hotel, hanno smesso di pagare il mutuo, hanno perso tutti i soldi investiti fin lì, perché non funzionava un hotel in un centro storico come quello oggi di San Francisco, che è fatto per metà di botteghe chiuse, per un'altra metà di botteghe con le vetrine coperte dalle aste di legno per prevenire furti e incidenti, e che è popolato da tantissime persone che hanno molto bisogno di aiuto e che finché non ricevono questo aiuto possono essere pericolosi anche per gli altri. Non voglio terrorizzarvi con questo discorso sulla California. Se state andando in vacanza in California o volete andarci, il mio consiglio è di farlo. Un po' perché da turisti, per fortuna nostra, diciamo, possiamo sperimentare di meno questa tragedia della vita quotidiana che per molte persone è la vita in California. Un po' perché basta avere alcuni accorgimenti, per esempio quando vi trovate a San Francisco, meglio stare in albergo che in un Airbnb, meglio stare in un quartiere piuttosto popoloso e vivace, pieno di locali, che in un posto più periferico. Meglio stare in generale attenti a quello che si lascia in macchina. Adottare qualche piccola regola di prudenza a San Francisco soprattutto può essere utile, ma perché questo posto è interessante e rimane interessante anche per queste trasformazioni che sta attraversando, senza considerare che tutte le cose meravigliose che conosciamo della California, dal Golden Gate ai parchi, sono ancora tutte lì. Per cui andateci in California, andate sulla Highway 1, vedrete un posto meraviglioso e allo stesso tempo terrificante, e conoscere queste storie ve lo renderà forse anche un po' più interessante rispetto al visitare quello che sembra un parco dei divertimenti. Ci sono tante altre ragioni del fallimento della politica, perché poi di questo si tratta nel gestire il successo californiano, che hanno a che fare anche con le caratteristiche appunto politiche di questo stato, che è un posto in cui c'è di fatto un solo partito
che vince ogni elezione no matter what, come dicono loro, che governi bene o che governi male, se non ti piace il tuo sindaco al massimo puoi sperare che arrivi un altro sindaco dello stesso partito che dice le stesse cose. Cosa accade in un contesto in cui domina un solo partito, che è il Partito Democratico in questo caso, ma si potrebbe fare un discorso simile per gli stati del profondo sud governati dai repubblicani no matter what? Succede che non c'è più un dibattito politico, succede che non c'è più una dialettica politica, perché vincono sempre gli stessi, perché c'è una maggioranza così ampia di persone che vota sempre per un partito, e quindi la politica non risponde più alle esigenze delle persone, diventa molto performance, diventa molto dire da che parte stai piuttosto che risolvere i problemi. Ho scelto in questo video di parlarvi soprattutto dei problemi della California perché sono la parte meno raccontata di questo stato e perché se ci andate in vacanza o se volete conoscere meglio la California avete una abbondanza di contenuti dappertutto da cui potete imparare qualcosa di cosa visitare, cosa vedere, dove andare. Anche in questo canale trovate dei video per chi va in vacanza in America, per chi viaggia in America, con molti spunti che riguardano anche la California. Ma la crisi californiana, la crisi di un posto che finisce per essere vittima del suo successo, è una crisi che ci parla per molte ragioni. Quando vi parlo per esempio dell'aumento della domanda di case e dell'offerta che non tiene il passo, dell'aumento dei prezzi, degli studenti costretti a dormire nei parcheggi o nelle tende, vi sto parlando davvero di una storia soltanto californiana? La gentrificazione delle città, la politica che diventa performance, il cambiamento climatico che in California ha conseguenze disastrose, ma certo non è un fenomeno californiano, ci dice molto anche di noi, delle sfide che abbiamo davanti e capire come da quelle parti hanno azzeccato e sbagliato alcune di queste sfide, alcune delle risposte a questi problemi può essere utile anche per noi che viviamo dall'altra parte dell'oceano. Se questo video però, come immagino, vi ha fatto venire in mente delle domande, tante domande forse, sulla California, su questa storia, sul perché votano per i democratici, sul perché non si fa qualcosa sulle case, sulle persone senza tetto, se siete stati in California e avete ancora di queste domande, messaggio promozionale, ma lo dico davvero perché contiene un sacco di risposte, cosa? Un libro che ho scritto sulla California, che si intitola appunto California, diciamo a prova di lettore o ascoltatore sbadato che poi si dimentica come si intitolano i libri, è un libro che contiene la radiografia di questa crisi californiana. È uscito quasi un anno fa, quindi ho già finito la fase di promozione, ve lo racconto perché credo che possiate trovarci dentro un sacco di risposte alle domande che forse ha evocato e aperto questo video, altrimenti se ne avete delle altre scrivetele nei commenti, per quanto possibile provo a rispondervi. Grazie mille e al prossimo video.